Dobbiamo decidere a quale modello di riferimento devono ispirarsi i nostri amministratori. Se il parametro è quello del consenso elettorale e delle buone relazioni con gli imprenditori del territorio, allora vanno assolti tutti in questo processo. Ma se il modello di riferimento è quello della responsabilità, della sicurezza e del benessere di un'intera comunità, avendo il dovere di prevedere ogni forma minima di rischio, come peraltro ricorda la nostra Costituzione, allora in nome di essa spero che venga espressa una sentenza esemplare. Questa è la conclusione dell'intervento del procuratore capo della Repubblica Giuseppe Bellelli oggi al Tribunale di Pescara per la ripresa delle udienze sul processo per la tragedia di Rigopiano. Mattinata dunque affidata alle repliche della pubblica accusa, in particolare quella della PM Maria Benigni, che si è soffermata su alcune precisazioni in merito alle presunte responsabilità della provincia di Pescara e del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. La Benigni ha ribadito l'aspetto della sottovalutazione del rischio e del mancato intervento, in particolare da parte della provincia, sulla strada che portava all'hotel. Un'omissione grave, secondo la Benigni, così come quella del sindaco Lacchetta, che si è molto dato da fare nei giorni precedenti per trovare il modo di far arrivare all'hotel altri ospiti e si è completamente dimenticato di provvedere ad un immediato sgombero, tanto da segnalare alla provincia, tra le priorità, un intervento urgente in un'azienda agricola per salvare 600 pecore, piuttosto che preoccuparsi delle persone intrappolate nell'hotel. Domani altra udienza e presumibilmente anche dopodomani, mentre la sentenza è prevista tra una settimana.